Ben ritrovati, riprendiamo la nostra rubrica in maniera insolita per la presentazione di un libro che però diventa lo spunto per parlare di politica. Mi riferisco all'ultima pubblicazione di Sabino Morano di Primavera Irpine, a questa associazione che fa riferimento al centrodestra. Ben ritrovato intanto Morano. Il titolo del libro è Riflessioni di un conservatore di provincia, ma quello che colpisce Morano è soprattutto il sottotitolo, da Carl Schmitt alla preparazione del ragù. Sembra una frase un po' dissacrante rispetto a quelle che sono le liturgie della vecchia politica. No, vabbè, dissacrante per me assolutamente no, perché per me il ragù è una cosa serissima, cioè ha delle peculiarità da cui molto dovrebbe prendere la politica attuale. In realtà il titolo dell'ultimo capitolo di questo libro è proprio il guaio che non sanno cucinare, perché il ragù è, che è un poco questa nostra pietanza principe della cucina meridionale, ha bisogno di una preparazione molto complessa, con 9 pezzi di carne differenti secondo la tradizione antica, quella che poi seguo io quando lo cucino, no? Per cui tante differenze che insieme, senza mischiarsi tra di loro, cedono ognuno delle componenti per il risultato finale. Ecco, io ho usato questa metafora per dire che la grande forza dei conservatori italiani va costruita proprio con la saggezza con cui le nostre nonne facevano il ragù, cioè con una lenta cottura, con tante componenti diverse che tra di loro, se nel rispetto delle differenze e delle ricchezze peculiari di ognuna, concorrono a un risultato finale. Ecco, ma qual è il messaggio che viene fuori da questo libro per i politici, soprattutto di centrodestra? Ma io parto dal presupposto che in Italia, da un'analisi che faccio nel corso del libro, sia sempre esistita una maggioranza conservatrice. Questa maggioranza che poi sostanzialmente a secondo delle fasi storiche è stato il corpo del consenso a cui hanno attinto varie formazioni, cioè era sostanzialmente la stessa degli anni del consenso a Mussolini, quella che De Felice chiamava l'Italia degli anni del consenso, è stata il grande serbatoio da cui ha drenato il consenso alla Democrazia Cristiana e dal 94 in poi è stato il grande serbatoio di Berlusconi. Non a caso io nel libro faccio riferimento al fatto che quando questa maggioranza conservatrice del paese ha scelto Berlusconi come suo interlocutore privilegiato, le esperienze centriste non hanno mai superato il 3%, perché quel blocco elettorale, quel blocco sociale che diventa blocco elettorale, aveva trovato in Berlusconi il suo interlocutore, e quello stesso blocco prima aveva dato il consenso alla Democrazia Cristiana. Quindi io sono della teoria che i corpi elettorali esistono a prescindere delle formazioni politiche, poi le formazioni politiche sanno meno interpretarle. Ecco, intanto proprio l'attualità ci restituisce il tentativo di Forza Italia di recuperare i moderati per costruire quella che è stata definita la quarta gamba della coalizione del centrodestra. Lei pensa che insomma questa sia la strada giusta? Recuperare i centristi nella coalizione può essere determinante dal punto di vista elettorale? Io penso di sì, ma nella misura in cui non parlerei tanto di centristi. Penso che oggi dobbiamo cominciare, come dico nel libro, a immaginare la formazione di una grande forza dalle sensibilità conservatrici, perciò tutte le posizioni che vengono da famiglie culturali di tipo conservatore debbono necessariamente ritrovarsi, come succede dappertutto, in un'unica grande federazione. Poi in Italia abbiamo una costituzione giuridica dei partiti molto particolare, per cui fondamentalmente a secondo di quello che verrà fuori dalla legge elettorale, a mio avviso poi Berlusconi valuterà se fare un altro predellino, una federazione, un qualcosa. Però l'idea secondo me è giusta, l'intuizione ancora una volta molto, molto perspicace di Berlusconi è quella di portare tutto un popolo conservatore verso un unico caratterizzatore di attenzione. Insomma, i conservatori hanno ancora un futuro secondo lei, ma dal libro che cosa emerge rispetto ad un'analisi critica che è stata sviluppata nel corso degli anni all'interno del centrodestra? Ma dal libro emerge che i tempi per la formazione di un grande partito conservatore italiano cominciano ad essere maturi. Non c'è dubbio, Berlusconi è stato il grande federatore,
È chiaro che bisogna superare adesso quello che è stato il gap di Berlusconi, perché Berlusconi per certi versi è un po' genio e sregolatezza, per cui poi per quanto geniali sono state le sue intuizioni, a lungo andare non hanno avuto la capacità di diventare un'idea sistemica e un contenitore organizzato. Penso che adesso i tempi siano maturi per costruire qualche cosa, sempre attraverso la stella polare del centrodestra che c'è sempre stato, di più stabile che possa durare negli anni. Il centrodestra finora in che cosa l'ha delusa, soprattutto in questa fase della politica? Ma io non... Bisogna vedere che si intende per centrodestra innanzitutto, perché poi diventa complicato. Io penso che il vero problema del centrodestra sia stato appunto quello di non aver saputo trasformare delle intuizioni giustissime come la lotta alla burocrazia, l'istanza garantista, la pressione fiscale, in un'idea sistemica, in un pensiero politico sistemico, e parallelamente non aver creato dei meccanismi di selezione di una classe dirigente stabile ed essersi troppo spesso affidato un po' all'improvvisazione, cosa che poi ha portato negli anni insomma la nascita di personaggi che poi hanno fatto cose un po' strane, fuoriuscite, giravolte. Ecco, ma i conservatori oggi devono fare i conti con fenomeni tipo la Lega di Salvini. Come affrontare queste questioni, secondo lei? Io penso che la Lega oggi utilizzi, se mi si passi il termine, un consenso prevalentemente conservatore. Cioè, il grande successo della Lega di Salvini risiede nel fatto di aver smesso i temi classici leghisti, cioè quelli molto regionalisti, settentrionali, e aver abbracciato un pensiero vagamente conservatore che apparteneva a una destra che in quel momento aveva lasciato un campo libero. Però appunto credo che quel tipo di elettorato stia benissimo in una forza conservatrice, cioè è la Lega che in questo momento lo sta un po' occupando. Diciamo, ci dia un motivo, una curiosità per leggere questo libro. Qual è il consiglio che darebbe appunto ai telespettatori? Questo libro è lo sforzo di immaginare le ragioni che possono mettere insieme una vasta area di una forza conservatrice, perciò vuole essere un contributo alla formazione della vasta area conservatrice, un libro per costruire un centrodestra. Ecco, intanto tornando all'attualità, lei ha partecipato a questa protesta per il tunnel di Avellino. Tra i promotori, certo. Questo cantiere che va avanti da 10 anni e che probabilmente nemmeno l'attuale sindaco di Avellino Foti riuscirà a chiudere entro i 5 anni del suo mandato. Come se ne esce da questa situazione? Insomma, è il simbolo del fallimento amministrativo, che cosa? Vabbè, io penso che il tunnel, insieme a tanti altri mostri, tra virgolette, della città, sono il simbolo di amministrazioni senza prospettiva, senza un'idea di città, senza una visione prospettica dell'amministrazione. Il tunnel poi fa più impressione perché è fuori tempo massimo, è un'opera che è nata nell'epoca in cui poi queste opere non sorgevano più, per cui è nata in un'epoca in cui già si sapeva che determinate cose non potevano avere uno sviluppo. È stata voluta dalla testardaggine delle amministrazioni dell'epoca. Io ricordo che fondamentalmente quando nacque la prima protesta, quella che facemmo 10 anni fa sul tunnel, praticamente non ci fu risposta dell'allora amministrazione Calasso, non è che disse avete torto, beh, più o meno la teniamo programmata e la dobbiamo fare. In realtà è un'opera che già si sapeva non potesse essere diciamo completata come nei progetti iniziali, e la cosa è venuta drammaticamente fuori con questo risultato di quest'opera incompiuta e che le ipotesi per terminarla che vengono messe in campo sono quasi direi bizzarre, ilari, certo. Ho sentito di corsia a senso unico. Ma ricordiamo che doveva essere completata in 12 mesi. In un tunnel, certo. Che è proprio un'aberrazione. Doveva essere conclusa addirittura in 12 mesi quest'opera, sulla quale oggi c'è anche l'attenzione della magistratura dopo un dossier che è stato appunto presentato da Claudio Rossano. Per chiudere, Morano, qual è la prospettiva del centrodestra se unito si vince, è stato confermato dalle ultime amministrative? Sì, ma io credo che nel paese la sensibilità conservatrice, cioè il centrodestra, è sempre maggioritaria. Il problema è l'offerta politica.
Cioè noi abbiamo perso quando l'offerta politica non è stata capace di raccogliere tutto il consenso del centrodestra. Il centrodestra unito è sicuramente vincente, Berlusconi lo sa bene e in queste ore sta dimostrando a tutti quelli che avevano dato un poco troppo frettolosamente per morto quest'area politica di essere ancora l'attore principale della politica italiana. Saremo a vedere. Intanto grazie a Sabino Morano e alla sua pubblicazione, riflessione di un conservatore di provincia. Grazie in regia ad Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.